Mister Di Gaetano, domani inizia il campionato, gara interna contro la Folgore, è fondamentale partire con la vittoria. Sì, sarebbe l'ideale. Abbiamo lavorato per questo, abbiamo lavorato bene fino ad oggi, quindi diciamo che le prerogative ci sono per iniziare col piede giusto. Sappiamo benissimo che comunque ci sarà da soffrire perché soprattutto nelle mie partite gli avversari comunque dal punto di vista atletico si equivalgono tutti, no? Chi più, chi meno fa dei carichi di lavoro, quindi in teoria però dovremmo essere già arrivati alla fine del campionato con un passo diverso e devo dire che per quanto ci riguarda questo potrebbe essere, cioè potrebbe succedere perché comunque sia la squadra l'ho vista crescere partita dopo partita, quindi diciamo che siamo tutti quanti ottimisti. Che folgore potrà essere? La Folgore per storia è una squadra battagliera, è una squadra che mette tanto agonismo e poi l'allenatore sicuramente è uno di quelli che quando giocava faceva dell'agonismo la sua forza, Giuseppe Bodino, sì. Giuseppe Bonino, cioè, e quindi immagino che sia una squadra di carattere sicuramente. Sinceramente dal punto di vista tecnico-tattico, per quel poco che abbiamo potuto vedere dal video che abbiamo avuto a disposizione, è una squadra che comunque è in avanti, ha dei giocatori bravi, ha dei giocatori veloci, ha dei giocatori che saltano l'uomo, tecnicamente sono validi. Quindi non mi aspetto sicuramente una squadra che venga qui a fare la vittima domenicale. Quindi ci sarà da battagliare, ci sarà da vincere la partita prima dal punto di vista agonistico e poi dal punto di vista tecnico-tattico. I ragazzi come stanno dal punto di vista fisico? Sono stati recuperati quelli che erano un po' acciaccati? Sì, la stragrande maggioranza stanno tutti bene, quindi sono felice di averle tutte a disposizione perché comunque sia ti dà più scelta e quindi è ovvio che anche la competizione all'interno del gruppo sana aumenta e credo che sia giusto così. L'unico Leo di questa partita è la mancanza del pubblico. Sì, quello ci dispiace tanto. Obiettivamente vedere comizi elettorali in televisione dove ci sono sedute centinaia di persone e poi vedi lo stadio vuoto è disarmante, però probabilmente le valutazioni che fanno sono altre e quindi bisogna attenersi sicuramente alle regole. Dispiace perché comunque non poter condividere la partita della domenica con la gente di Agrigento, credo che sia una cosa, brutta. E quindi speriamo che quanto prima riaprano le porte, così avremo, anche la gente della città a sostenerci. Personalmente, come stai vivendo questa vigilia di campionato? Sei emozionato? No, sono sereno, sì, vabbè, l'emozione forse ci può stare perché, ripeto, ma più per romanticismo, perché comunque c'è una storia dietro la mia famiglia legata all'Agragas e quindi forse un pizzico di emozione ci sarà sicuramente, però sono sereno, l'affronto io in maniera molto professionale, quasi riesco a distaccarmi perché sennò mi farei prendere troppo dalle emozioni e sarei poco lucido, quindi c'è bisogno di lucidità da parte di tutti. Domani da chi ti aspetti una grande partita? Da tutta la squadra. Non amo fare individualismi, qui si parla di Agragas, non si parla né di Tizio né di Caio, quindi tutti quanti dobbiamo soffrire, dare il 101% e sicuramente daremo più dell'avversario. Sull'ultimo arrivato, Luca Laspina, cosa puoi dirci? Ma Luca è un ragazzo che è cresciuto nel Catania, è cresciuto con una mentalità comunque professionistica, quindi un ragazzo che non si risparmia mai, anche lui ha da lavorare tanto, può crescere, ha dei grossi margini di miglioramento, è un 2001, è a disposizione, quindi aumenterà anche lui la competitività all'interno del gruppo e allo stesso tempo aumenta il livello anche della squadra.